Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come installare il firmware Prix nel modulo iShin Pro 58. Prix è un firmware gratuito che aggiunge molte funzionalità al nostro modulo, come l'auto search, i preferiti e tanto altro. Inoltre, se avete fatto la modifica per l'USD, potete visualizzare direttamente negli occhiali tutte le informazioni del firmware. Se non avete ancora modificato il modulo, trovate la mia guida cliccando la scheda in alto a destra o in descrizione. Per prima cosa scarichiamo il firmware, andiamo nella pagina ufficiale e clicchiamo su Get Prix Firmware, il link come sempre è in descrizione. Completiamo la procedura inserendo l'email e confermando, dopo qualche minuto vi arriverà un link per il download del firmware. Scarichiamo e installiamo l'STM32 Programmer e Java. Per quanto riguarda Java, dovete scaricare la versione x86 a 32 bit, altrimenti il software non si avvia. Per installare il firmware ci serve un STLink V2, in descrizione vi lascio il link su dove trovarlo. Per i collegamenti utilizziamo i pin della fila di sotto. Colleghiamo 5V, GND, SVDIO, SVCLK. Salderò l'SVDIO in questo pad e l'SVCLK in questo. Qui collegherò i 5V e qui collegherò la terra. Colleghiamo l'STLink V2 al PC e clicchiamo su Connetti. Andiamo sulla sinistra e clicchiamo Option Byte. Poi apriamo il tab Readout Protection. Assicuriamoci che questo valore non sia spuntato. Se c'è la spunta, la togliamo e clicchiamo su Applica. Andiamo su Memory and File Edition, poi scendiamo giù. Clicchiamo su Cancella e diamo OK. Andiamo su Testing e Programming e scegliamo il file bin relativo al nostro modulo, in questo caso il Pro 58. Assicuriamoci che Verify Programming e Run After Programming siano spuntati, quindi clicchiamo su Start Programming. Una volta terminato il processo, il firmware Prix è installato sul modulo. Clicchiamo su OK e usciamo dal programma. Una volta installato il firmware, ci verrà chiesto di fare la calibrazione del modulo. Quindi, senza mettere le antenne, clicchiamo il pulsante centrale del modulo. Una volta montato sugli occhiali, cliccando il tasto centrale, possiamo scorrere tra tutte le opzioni. Prix si configura come un firmware abbastanza completo. L'interfaccia grafica rende semplice e intuitivo l'utilizzo del modulo. Le possibilità di usare funzioni extra rendono questo firmware una scelta da prendere seriamente in considerazione. Questo era il mio tutorial su come installare Prix nel modulo iShin Pro 58. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.